prime sensazioni entrando qui? Beh, intanto c'è un centro spettacolare. Credo che questo sia fondamentale per ogni società che ama curare il settore giovanile come fa l'Atalanta. Stanno arrivando anche tanti ragazzini, uno dei fiori all'occhiello dell'Atalanta, no? Il Vivaglio. Beh, credo di sì, credo che sia sempre stato curato attentamente, che abbia dato grandi risultati. Primi saluti anche di mister Colantuono, che noi conosciamo molto bene. Sì, è venuto a salutarci, adesso avremo qualche ora di lezione dopo l'allenamento e avremo così modo di apprezzare di più. Robby Baggio segue un po' questa Atalanta, insomma, che sta facendo grandi cose in Serie A. Se non fosse per la penalizzazione probabilmente ne parlerebbero tutti, perché sarebbe alle spalle delle quattro grandi. Sì, ha fatto fino adesso veramente benissimo, e non dimentichiamo che ha giocato praticamente con quasi tutte le grandi, e fare ritrovarsi con una classifica così non è da poco, assolutamente. C'è un giocatore che piace a Robby Baggio di questa Atalanta? Scusa. Ma ce ne sono diversi, credo comunque che in questo momento Dennis stia trovando la sua forse stagione migliore in Italia, sta facendo veramente cose importanti. I primi due forti sono i due giocatori ultra trentenni, vale a dire Dennis e Di Natale in testa alla classifica marcatori, vuol dire che insomma, con l'età insomma, si migliora, si matura anche. Sì, è chiaro che arrivare a quell'età ed essere a quei livelli non è facile, non è da tutti, però forse il calcio è cambiato anche sotto questi aspetti. Una volta a 30 anni uno era ormai alla fine della carriera, oggi invece loro sono la dimostrazione che si può giocare ancora, si può andare avanti, si può fare bene soprattutto. Dennis può vincere la classifica marcatori? Ma io credo che abbia le potenzialità per farlo, anche perché la squadra sta giocando veramente per metterlo in grado di fare gol ogni partita. C'è una panchina particolare che Roberto Baggio sogna di... No, io devo dire la verità, io sto facendo l'ultimo corso che è il master, perché mi serve per conoscenza, perché sono presente nel settore tecnico ed è giusto che mi debba mettere dentro per capire come sono le cose. Oggi no, oggi non ho questa idea, anche se ovviamente non si sa cosa sarà il futuro, perché la passione c'è sempre, no, per il campo. C'è Roberto Baggio in giro? Qualcuno che può diventare un giocatore di quel livello? Io meglio, perché credo che le qualità per lavorare sui giovani ci siano, bisogna dargli tempo e soprattutto incoraggiarli. Scusa, prima di andare al Brescia, quanto sei stato veramente vicino alla Atalanta? So che Ruggeri ti aveva forse anche cercato. No, devo dire la verità che io non ho mai avuto contatti con l'Atalanta. Io quell'anno ero a casa praticamente, che mi allenavo tutti i giorni da solo, e ho fatto 2 mesi di preparazione appunto da solo, e poi è uscita l'occasione di Brescia, e ovviamente, visto che volevo stare vicino a casa, è stata per me la cosa migliore che potevo fare. Baggio a Bergamo da calciatore, che ricordi hai? Ma abbiamo fatto alcuni derby, mi ricordo ovviamente l'anno che siamo tornati con Carletto Mazzone dopo quell'episodio, per cui, ma sì dai, sono cose che comunque hanno ravvivato, se ce n'era bisogno, ancora di più questa partita, no? La partita più strana, quella che hai giocato, quel ritorno a Bergamo dopo la corsa di Mazzone? Ma no, sai, noi ovviamente cercavamo di fare punto con chiunque, perché vivevamo una classifica molto difficile. È chiaro che poi, lo sapete meglio di me, il derby era sentito in maniera particolare per tutti. E un augurio di Natale per proprio Bergamasco? Ma credo che l'Atalanta, come abbiamo detto prima, sta facendo benissimo, mi auguro che possa continuare così. Ma in Europa? Non lo so, no. Non ho idea, comunque se continua così ha le carte in regola per diventare una delle possibili squadre che arriverà a questo. Grazie.